costi che possiedono. Questa è un'autentica porcata. Questa è la logica. Vabbè, mi fa piacere notare, caro Tarconi, che l'inaugurazione di questo club alla tua presenza coincida con il ritorno della Juve al vertice del calcio italiano. Devo fare per il bene che ti vogliamo una notazione, far notare a loro maliziosamente questo fatto. Una volta te la svignasti in tempo, da che cosa non mi sapete. Aveva finito il ciclo, il grande ciclo nella Juve, e se ne andò. E l'estate nella quale se ne andò era l'estate in cui fu introdotta il divieto al portiere di prendere la palla fuori sì. Dall'avversario. No, mi sembra te la svignasti. Sì. Sì, un anno. Ecco, non è primo luglio 91. Questa innovazione è datata primo luglio 1982. In quale estate tu te ne sei andato al Tangero? Ecco perché se la svignò in tempo, perché se non fosse svignata, vabbè, forse avrei due punti di più, no? Vabbè, noi comunque ti ringraziamo moltissimo per ciò che in 10 anni di Juventus hai dato a noi juventini, ma guardiamo in alto al calcio italiano. Ora, prima di dare la parola al super ospite Stefano Tarconi per un suo saluto alla cittadinanza, volevo ricordare che il nostro club ha due soci onorari. Il primo è il generale Domenico Scaglione, qui alla mia sinistra. Un applauso. Il generale Scaglione, insieme a Don Valerio, avranno l'onere e l'onore nel club della benedizione, del saluto e delle targhe commemorative. Poi abbiamo un altro socio onorario che ha già ricordato il sindaco Michele Dati, Alessandro Fariello, qui è presente. Siamo stati qui, diciamo che il convegno è iniziato mezz'ora in ritardo appunto perché siamo stati con Tarconi a casa di Alessandro, le abbiamo lasciato anche un pensierino come ricordo di questa manifestazione e Stefano Tarconi ha fatto una promessa che deve mantenere. Domani sera a Controcampo sarà ospite a Controcampo Italia 1 e ha detto che saluterà Alessandro Fariello con il suo libro. Allora, mentre il tecnico Luigi manda un breve video delle parate più belle di Tarconi, volevo ricordare giusto qualcosa. Solo 5 calciatori al mondo hanno vinto praticamente tutti i trofei. E uno è Stefano Tarconi, tra l'altro è l'unico portiere al mondo che ha vinto tutti i trofei. Rimarrà per sempre l'unico portiere al mondo, perché c'è una coppia che non esiste più, cioè, mentre mettiamo la musica del rimarrà l'unico portiere al mondo perché la coppia delle coppie non esiste più. Quindi rimarrà l'unico portiere al mondo. La prima che Stefano Tarconi è stato nominato il 30 settembre 1991 a Roma dal Presidente della Repubblica, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con medaglia di bronzo ai mondiali di calcio 90. E ci vuole un applauso per questo. E poi un'altra cosa, l'8 settembre 2011, c'è stata, mentre scorrono le immagini delle migliori parate di Tarconi, l'8 settembre 2011 c'è stata l'inaugurazione dello Juventus Stadium a Torino e la Juventus ha deciso di donare una stella ai 50 giocatori più forti della storia della Juventus.
uno dei 50 era Stefano Tacconi. Ora diamo la parola al super ospite per un saluto. Buonasera a tutti, come dice in Sicilia, minchia. Intanto vorrei informare il sindaco che seduto sulla poltrona non è un caso di modo di dire la cipola. La poltrona cipola. Io l'ho detto. No, vi ringrazio della testa che avete fatto, del farlo vedete. Beh, credo che sono orgoglioso di aver partecipato, di aver giocato, di aver vissuto 10 anni della storia dell'Juventus, della più titolata del mondo, con scudetti veri, non finti, come dire, Angelino. No. Anche perché quei scudetti torti alla Juventus credo che non siano impossibili da togliere, perché è la squadra più forte del mondo, se non la più avanti. Campi di Arbavette e spero di farmi.